Abbiamo fatto una scelta di onestà, di coerenza, di coraggio. Potevamo stare tranquilli lì a mezzo servizio a scaldare le poltrone. Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede. Si sta dicendo che si cambia premio? Se no è democrazia, questo sicuramente sì. Questo sicuramente sì. Il governo è caduto a Pescara. Davanti alla nave di Cascella il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato che non esiste più una maggioranza. La Lega ha presentato al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del Premier Giuseppe Conte. Probabilmente il Parlamento si esprimerà entro 10 giorni e poi la palla è nelle mani del Quirinale. Potrebbe essere istituito un governo tecnico che traghetterà l'Italia a nuove elezioni verso la metà di ottobre. E io invito il Parlamento a convocarsi settimana prossima. Chi vuole dire sì dice sì, chi vuole dire no dice no. Spero che non ci siano governi alla scilipoti con salva poltrona e volta gabbana. E poi si va a votare, siamo in democrazia. Cosa di più democratica e trasparente che non ridare la parola al popolo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il TAV in Val di Susa, per il quale Lega e Partito Democratico hanno votato compatti per il completamento dei lavori, mettendo in crisi i pentastellati. Tempo scaduto, ripeto, abbiamo chiesto fino all'ultimo di evitare di dire no alla TAV e di approvare una riforma della giustizia seria, una riforma delle autonomie serie. Una riforma fiscale su cui vedo enorme timidezza, scetticismo. La Lega si presenterà a testa alta agli italiani dicendo: questa è la nostra idea di Italia. Evidentemente con i 5 Stelle nell'ultimo periodo c'erano dei problemi che tutti hanno notato, basta leggere i giornali, l'insulto quotidiano. Benché il no al TAV fosse un cavallo di battaglia dei 5 Stelle, sembra che sulla questione si sia inalberata soprattutto la componente verde del governo. Mentre Salvini, infatti, dichiara che è inaccettabile il no dei grillini, Di Maio invita il carroccio ad andare avanti, almeno fino al taglio dei parlamentari. Spero che gli italiani possano scegliere il prima possibile. Spero che non si trascini per settimane questa bega, questa polemica. Ognuno ha fatto le sue scelte. Che gli italiani possano votare il prima possibile. Il comizio pescarese di Matteo Salvini si è svolto senza intoppi, a causa anche dell'imponente schieramento di forze dell'ordine che hanno blindato il capoluogo adriatico, molti disagi per il traffico e parecchie multe e rimozioni di automobili. Intanto, dal palco allestito al Teatro del Mare, il ministro degli interni ha invocato le elezioni il prima possibile e ha lasciato trapelare che forse correrà da solo e non col centrodestra unito. Ma già non sappiamo quando ci mandano a votare, io spero il prima possibile, poi ragioneremo con chi e perché. Sicuramente non vedo ritorni al passato, però la Meloni sì. In conclusione si è anche commosso davanti alla folla dei militanti, giornalisti e curiosi. Prima di scendere dalla stanza ho chiamato mia figlia che stava andando al parco giochi e mio figlio che stava sta andando a mangiare la pizza con gli amici. Nel frattempo, a poche centinaia di metri, si è svolto il pacifico contropresidio a sfavore del decreto sicurezza bis, ritenuto disumano dai militanti di Rifondazione Comunista Ampi Arcigay. Presente anche una delegazione del PD, benché sia stato proprio il partito di centrosinistra, tramite l'ex ministro Marco Minniti, a bloccare gli sbarchi permettendo di costruire, tramite gli accordi con la Libia, veri e propri lager per migranti in Nord Africa.